Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, dandovi la cena del musso domani sera a Marostica, vi ricordo che l'appuntamento è alle ore 20, via Montello 66, solito posto di ritrovo davanti all'ex sede Radio Gamma 5, ex sede emittente regionale Veneta. Andiamo subito a incominciare la trasmissione di oggi. La trasmissione di oggi in realtà avrebbe dovuto essere fatta il pomeriggio. Perché? Perché nella trasmissione di oggi mi interessava presentare gli inni orfici. Ora, quelli che sono in trasmissione, che ascoltano la trasmissione, ascoltano quello che dico, però... quelli che non ascoltano, ascolteranno invece gli inni orfici fuori dal contesto storico in cui sono stati inseriti. Infatti in questa trasmissione io vado ad inserire nel contesto storico il discorso sugli inni orfici. Cosa sono gli inni orfici e quando gli inni orfici diventano importanti e diventano elaborazione delle persone, essenzialmente dei neoplatonici. Bene, voi sapete che io mi chiamo Claudio Simeoni, sono meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. Cosa significa essere un apprendista stregone? Significa che tutto quello che è il processo della mia conoscenza, della mia interazione col mondo, conoscenza che non è sapienza, o sapere tante cose, è conoscenza. È stato un elemento progressivo, una trasformazione progressiva attraverso la quale io ho intrapreso un cammino per compenetrare l'esistente. A me sinceramente non è mai fregato niente del paganesimo politeista, almeno non fino a 20 anni fa. A me mi interessava semplicemente la giustizia sociale. Mi sono messo in cammino affinché la giustizia sociale trionfasse, il mio cammino mi si è ritorto contro, io spero che il mio contributo consenta alle persone di non rifare il mio cammino, che è pesante rispetto al guadagno che ne ho avuto, cioè si possono fare ben altri cammini senza necessariamente fare il mio. Comunque questo è quello che io ho fatto. Questo è ciò che a me è tornato indietro e mi ha consentito di intraprendere un cammino di stregoneria, di trasformazione. Il cammino di stregoneria, con le trasformazioni che ha implicato, mi ha portato ad incontrare gli dèi. Ho incontrato gli dèi più affini al mio modo di essere e al mio modo di rappresentarmi, e furono gli dèi della religione romana antica, molto antica. Siamo alla soglia fra gli Etruschi, i Sabini e i primi Romani. Dopodiché si è integrata ancora la mia conoscenza rispetto ad altre culture. Ho superato la forma, come gli dèi venivano rappresentati, ho tentato di compenetrare la loro rappresentazione nei sistemi sociali e negli uomini. E sapete dalle onde di questa radio che ho parlato degli oracoli caldaici, ho parlato di Esiodo, ho parlato di varie forme, e quello che stiamo affrontando adesso sono gli inni orfici. Gli inni orfici vengono costruiti in un preciso contesto storico, vengono ripresi da tradizioni più antiche, ma è importante che noi conosciamo quei secoli, che cosa stavano preparando in quei secoli e cosa stava succedendo. Bene, quel contesto che io vi farò oggi va appunto a prendere quella situazione che era in essere, stava per essere progettata, stava per essere vincente, e gli inni orfici si collocano esattamente in quella situazione. Si collocano, vediamo un attimo se riesco a trovarlo anche in maniera abbastanza veloce,
ma non credo, no. In effetti è un po' complesso. Ecco, no, l'ho trovato anche in maniera abbastanza veloce. Ve lo prendo da Marino. Proclo si diresse alla volta di Atene, scortato in certo qual modo da tutti gli dei e buoni demoni dell'eloquenza che presiedono alla filosofia, affinché infatti la successione di Platone fosse salvaguardata ancora legittima e genuina. Gli dei lo condussero alla città che è presidio della filosofia. Si imbatté in lui, salito fino all'acropoli, all'entrata il custode, che già stava per chiudere a chiave le porte, e gli disse: «Certo, se tu non fossi venuto, avrei chiuso». Quale segno avrebbe potuto verificarsi più chiaro di questo, che non ha neppure bisogno di essere spiegato? Ebbene, eravamo in quei secoli, eravamo nel V secolo e Proclo, uno degli ultimi grandi, uno degli ultimi giganti della filosofia, della conoscenza e della relazione dell'uomo col mondo, stava salendo le scale per arrivare all'Accademia e a dirigere l'Accademia per i suoi ultimi respiri. Ebbene, come vi ho detto, Proclo era legato agli oracoli caldaici. Noi abbiamo fatto un'analisi degli oracoli caldaici. Sono andato avanti un anno dai microfoni di questa radio a parlarvi degli oracoli caldaici. Una delle più antiche che si conoscano via la stregoneria che mai siano state scritte. Ebbene, quando Proclo andò all'Accademia c'erano due testi fondamentali. Uno erano gli oracoli caldaici che Proclo amava moltissimo, e dall'altra parte insieme c'erano gli inni orfici. Ebbene, chi pratica stregoneria come ho fatto io, l'assonanza con gli oracoli caldaici la sente, cioè è immediata, è palpabile, è come se dicessi: io faccio questo cammino, però l'altro cammino, quello degli oracoli caldaici, è simile al mio, riesco ad interpretarlo, a leggerlo, a viverlo. Gli inni orfici no, sono un'altra cosa, appartengono a una struttura di pensiero che è già più vicina, apparentemente più che altro come espressione, non nella realtà, però apparentemente al cristianesimo. Per cui chi pratica stregoneria come me e chi guarda la materialità delle cose, cioè alle cose che si esprimono nella vita, è più distante agli inni orfici. Però gli inni orfici sono una componente reale, cioè rappresentano una struttura filosofica, una struttura di pensiero reale, per cui una volta che si è percorso un certo sentiero, si riesce a comprendere gli inni orfici. Gli inni orfici sono una specie di, come si può dire, diverso percorso, cioè mentre gli oracoli caldaici è lo stregone che percorre il suo sentiero, per cui percorrendo il suo sentiero, questo sentiero è parallelo a tutti gli altri sentieri. Gli inni orfici è il sentiero degli dei. Potremmo metterla come se gli dei chiamassero gli esseri umani a percorrere il loro sentiero. Però siccome non parlano gli dei, ma parlano esseri umani, troviamo degli esseri umani che supplicano gli dei. E allora dobbiamo interpretare cos'è la figura del Dio per riuscire a capire qual è la relazione fra l'essere umano e il Dio.
Pertanto gli neofici sono abbastanza distanti da quello che è un percorso di stregoneria, perché è il contrario, cioè è il percorso religioso, cioè la struttura religiosa che chiama gli esseri umani a percorrere un sentiero di stregoneria. E non è l'essere umano che percorre uno sentiero di stregoneria che va verso gli dèi, ma sono gli dèi che spingono l'essere umano a percorrere un sentiero di stregoneria. Per cui questo è abbastanza estraneo a quello che è il percorso della stregoneria. E riuscire a capire questo purtroppo è difficile. Io, da quando ho cominciato il mio percorso di stregoneria, diciamo che questo l'ho capito circa un paio di anni fa. Allora, un paio di anni fa, adesso è marzo del 2002, un paio di anni fa erano 20 anni di stregoneria per riuscire a capire questo. Io sono 22 anni che percorro il mio sentiero di stregoneria. Marzo è il mio compleanno, oltretutto, di stregoneria, no? Però è importante che questi neorfici, abbiamo visto che Proclo è del V secolo, no? E dopo Cristo, vediamo cosa stava succedendo, cosa i cristiani stavano preparando in quei secoli. Perché questo? Vi sto dicendo questo. Perché gli neorfici restano un punto di congiunzione fra il mondo che chiama l'essere umano e l'essere umano che risponde al mondo, cioè restano un punto di chiamata, un punto vitale all'interno del mondo. Però noi non riusciamo a comprendere perché la scuola neoplatonica usava gli neorfici se non riusciamo a capire cosa i cristiani stavano preparando. Perché ricordatevi che la vita è un insieme di contraddizioni e il paganesimo è tale perché sa guardare il tempo che viene incontro. Per cui io, come pagano politeista, so alcune cose di quello che il mondo sta preparando agli uomini, e siccome non posso evitarlo, cioè non posso evitare questo che viene incontro agli uomini se non in minima parte, però posso costruire delle strategie, posso mettere degli elementi affinché gli uomini che subiscono quello che sta venendo incontro abbiano degli strumenti con cui difendersi. E questa è dell'arte della stregoneria. Bene, gli neorfici vengono immessi proprio in questo senso. Perché faccio questo discorso? Perché gli neorfici, a differenza degli oracoli caldaici, sono delle specie di preghiere, che non sono vere e proprie preghiere, ma sono un insieme di qualità, di esternazioni con le quali si definisce la divinità e si chiama la divinità del mondo a sorreggere noi stessi. Aiuta l'iniziato, dice spesso l'inorfico. Ebbene, prima di incominciare parliamo il mondo che stava costruendo il cristianesimo, e ve lo prendo da Storia criminale del cristianesimo di Karl-Heinz Dessner, terzo volume, il capitolo Il mondo si fa sempre più tetro. Eppure la cultura, ancora nel IV e V secolo, era tenuta in alta considerazione. Essa rappresentava la grande eredità del mondo antico e godeva ad una venerazione quasi religiosa. Ancora nel 360 una legge dell'imperatore Costanzo giungeva a dichiarare che la cultura era la più alta fra tutte le virtù, e in realtà la coltivavano molte grandi famiglie aristocratiche romane e galliche di quel tempo, specie nell'ambito della nobiltà senatoriale. Tuttavia ci si limitava solo a custodirla, senza contribuire più ad arricchirla. Da tutte le parti ormai erano in azione gruppi e forze sociali del tutto estranee al sapere, perfino nelle posizioni più elevate. Il re cristiano ostrogoto Teodorico, detto il Grande, sapeva menare assai bene la spada per far fuori consanguini come re Chitac o rivali come Odoacre,
ma non era in grado di apporre il proprio nome sui documenti. Come del resto la maggioranza dei principi cristiani fino all'epoca degli Hohenstaufen, servendosi d'un timbro d'oro confezionato apposta per lui, Teodorico sottoscriveva i documenti con le quattro lettere legi o letto. Aveva perfino vietato l'istruzione per i bambini ostrogoti perché, come pare dichiarasse apertamente, giammai avrebbe disprezzato botte fendenti in battaglia che avesse tremato per le percosse del maestro di scuola. Nella Gallia, dove il sistema scolastico fiorisce dall'inizio del secondo alla fine del IV secolo, le scuole pubbliche si diradano vieppiù nel corso del secolo successivo e pare che scompaiano anche se qua e là, a Lione, a Vienna, a Bordeaux, a Clermont, si riscontrano ancora scuole cittadine di grammatica e di retorica, sussistendo ancora ovviamente l'insegnamento privato. Tuttavia, tutti questi insegnamenti, quantomeno quelli di carattere letterario, servono sempre più esclusivamente alla raccolta di materiale di prediche, trattati, all'approfondimento della Bibbia, al rafforzamento della fede. La ricerca scientifica era caduta nell'oblio, non essendo più né attesa né ricercata. La conoscenza del greco, da secoli fondamento e presupposto di ogni reale formazione intellettuale anche in Occidente, diventa a poco una rarità. Persino molti scrittori classici dei romani, Orazio, Ovidio, Catullo, vengono letti e citati sempre meno. Anche in Occidente, però, la decadenza è manifesta. Per l'arcivescovo Epifanio di Salamina, la filosofia in quanto tale è già sospetta di eresia. Il suo confronto con l'antichità si limita infatti a negazione pura e semplice. Ma anche il dottore della Chiesa, Cirillo di Alessandria, che pur si presume intellettualmente del tipo spiccatamente cerebrale, si era formato principalmente sulla Bibbia, rifiutando altri apporti filosofici, e si riteneva anzi che avesse voluto interdire l'insegnamento filosofico in Alessandria. Già nel IV secolo, in generale, la professione dell'insegnante cessa di essere appetibile anche in Oriente. Libanio, promulgatore della cultura ellenistica, il più celebre professore di retorica del secolo, si rammarica dell'avversione diffusa verso questa professione e scrive ai suoi allievi: voi vedete come questa attività sia vilipesa e trascinata nel fango, come essa non frutti né fama né potere né ricchezza, ma piuttosto una penosa servitù di fronte a molti signori, padri, madri, pedagoghi e tra gli stessi scolari che capovolgono i rapporti e pensano che l'insegnante abbia bisogno degli alunni, quando chi vi aspira non fa che constatare tutto ciò, schiva questa professione tanto screditata come il marinaio le scogliere. In Occidente, al tempo di Agostino, sopravvivono ben poche scuole filosofiche. La filosofia è sbeffeggiata, è cosa del diavolo, è il seminario dell'eresia, orripilante per i devoti. Già da tempo non si insegna più filosofia, neanche un centro formativo così rilevante come Bordeaux. E perfino in Oriente, l'Università di Costantinopoli, fondata nel 425, la più grande e importante università dell'Impero Romano, fra le 31 cattedre ne ha una soltanto per la filosofia. La conoscenza di saperi da lungo tempo esistenti si va perdendo in quasi tutti i campi. L'orizzonte intellettuale si restringe sempre di più, dall'Africa alla Gallia. La cultura antica è gravemente scossa, in Italia è pressoché svanita. La scienza della natura,
non più richiesta, ed è ancora presente un residuo di sapere elementare e una convenzionale predilezione per le astrusità, per le curiosità, ovvero per quanto è ritenuto tale nel mondo della natura. Anche nel mondo della giurisprudenza, almeno in Occidente, si manifestano tratti distruttivi, una sorta di sbigottito smantellamento. Invece di ragionare e filosofare, si citano luoghi comuni, invece della storia si leggono gli aneddoti. Nella storia antica, né quella più recente e contemporanea, destano più un reale, serio interesse. Il vescovo Paolino Danola, morto il 431, successore di Paolo Danola, non ha mai letto qualcosa di uno storico, un fenomeno assolutamente tipico per quell'età, epoche intere. Poniamo l'età imperiale di Roma, cadono in totale dimenticanza. L'unico storico di valore nel volgere del IV secolo è Ammiano Marcellino, un pagano. La lettura di opere di bella letteratura è usanza superata, costume liquidato. Queste opere sono pericolose in quanto profane. Tutti i sinodi proibiscono ai vescovi di leggere autori e opere dei gentili. In breve, non si cerca più con spirito scientifico, non si sperimenta più, si pensa sempre meno autonomamente. La critica si paralizza, il sapere si spappola, la razionalità viene spregiata. Il solare spirito critico dei ricercatori greci dei secoli precedenti sembra essersi totalmente estinto. All'opposto, si crede, come nella religione, così anche ai tempi profani di biologia, zoologia, geografia, in cose sempre più superstiziose, anzi, tanto più volentieri quanto più sono demenziali. Trionfano quindi soggezione verso l'autorità e misticismo di fantasia. La forza dei santi aiuta di più e meglio dell'arte dei medici, dice nell'anno 500 un religioso italiano. E un paio di decenni dopo, nessun medico può guarire il vescovo Gregorio di Tours, un uomo con la testa piena di superstizioni, mentre un sorso d'acqua con un po' di polvere della tomba di San Martino fa il miracolo. Ora, la formazione dei laici, ancora esistenti nel VI secolo, si spegne per secoli praticamente del tutto. Solo i chierici sono ancora in grado di leggere e scrivere, spesso a fatica. Di questo perfino uno storico come il vescovo Gregorio, morto nel 594, fornisce un esempio eclatante. Il suo linguaggio è barbarico, pullula dei peggiori svarioni grammaticali, usando erroneamente, come d'altronde gli stesso sa e ammette, le preposizioni, impiegando l'accusativo per l'ablativo e viceversa, confonde spesso i generi e adopera per nomi maschili femminili, per i femminili neutri, per i neutri maschili. I re stessi sono per lungo tempo analfabeti. Nel VII secolo la cultura langue in misura pressoché totale. Dall'Africa alla Gallia si leggono quasi esclusivamente leggende geografiche, romanzi monastici, e nella scuola si insegna praticamente tutto sulla base dei salmi. Solo nella Spagna, dove almeno alcuni vescovi sono passabilmente istruiti, si cerca di ottenere un minimo di sapere nel clero, ma anche lì per una migliore conoscenza della Bibbia e delle leggi ecclesiastiche. Nell'incipiente Medioevo, infatti, quanto più la cultura temporale si va logorando, fino ad estinguersi, tanto più augusta, unilaterale e rigida si fa quella chiesastica. Cresce il pregiudizio ostile al sapere laico e mondano. Lo si rifiuta sempre di più, essendo considerato come inadeguato al proprio rango.
Il vero manuale didattico per i chierici e i monaci sono i salmi. I monaci in particolare sviluppano una spiccata ostilità al sapere, segnatamente nei confini della filosofia. Tutto quanto ha a che fare con essa è superfluo e pernicioso, pseudoscienza e saccenza o saccenteria. Per essere accolti in un convento benedettino del VI secolo era irrilevante che si sapesse leggere e scrivere, seppur si leggeva era esclusivamente la Bibbia, lectio divina. Da nessuna parte si parla mai di un diverso scopo del leggere. Elemento decisivo per entrare in convento era che il giovane monaco comprendesse le regole monastiche che gli venivano travasate nel cervello, ma un'istruzione vera per i novizi non era prevista. Istruzione qui poteva essere solo autoistruzione, e questa lezione, come veniva chiamato uno studio del genere, era molto meno un momento didattico, trasmissione di conoscenze, che un'attività religiosamente ascetica. Nella maggioranza dei casi alla lezio era connessa una mera funzione di preghiera, trattandosi in realtà di un'azione sacrale. E per la durata di questo indottrinamento, i bambini piccoli di 5 anni, sì, alcuni erano alloggiati in convento appena svezzati dalla culla, dovevano convivere con altri monaci come con altri adulti fino alla vecchiaia. Questa veniva chiamata la scuola santa. Se non che dal momento che tutto il mondo diventava sempre più stupido, credeva altresì sempre più ad ogni scempiaggine, per esempio ad infinite schiere di spiriti malvagi. Bene, questo che vi ho letto dalla storia criminale del cristianesimo è la situazione che noi abbiamo dal IV al V secolo. Bene, in quel tempo si piazzano gli inni orfici. Gli inni orfici erano usati insieme agli oracoli caldaici all'interno dell'Accademia di Atene. Un'Accademia di Atene, come abbiamo sentito prima da Marino, stava per chiudere, solo che è arrivato quel gigante della filosofia che si chiama Proclo. Ma allora proviamo a vederci un po' cosa sono questi oracoli caldaici. Proviamo a vedere in cosa gli inni orfici, in cosa si collocano, il luogo d'origine della raccolta. E ce lo leggiamo dagli inni orfici di Gabriella Ricciardelli. Io ho usato questo manuale perché è fatto molto bene, cioè effettivamente un grosso libro. A me sto un po' sulle scatole, ma non tanto per il libro in se stesso, per il lavoro notevole ed eccezionale fatto da Gabriella Ricciardelli, ma per quello che la Gabriella Ricciardelli usa nelle sue traduzioni. D'altronde Gabriella Ricciardelli fa un mestiere, non è una pagana, per cui non è suo compito leggere in maniera diversa gli inni. Noi, vabbè, prendiamo quello che ci offre. Allora, vediamo un attimino il luogo d'origine della raccolta degli inni orfici. La raccolta è una delle poche opere complete fra quelle attribuite a Orfeo. Non sappiamo dove si sia formata. Ha una sua origine egiziana, hanno pensato molti studiosi. Lo stile presenta qualche somiglianza con quello degli inni magici. Inoltre nel proemio sono nominati Aion, presente anche nei papiri magici, e l'anno, che figura nella processione di Tolomeo II. Qualche studioso colloca in Egitto solo alcuni inni della raccolta. Dieterich esita fra le coste dell'Asia Minore e l'Egitto, ma ormai è opinione generale che la patria degli inni orfici sia l'Asia Minore, che con le sue isole
è il vero centro del culto dionisiaco in età imperiale. A Pergamo, Elio Aristide scrive un inno a Dioniso in prosa. In Lidia sono state rinvenute due dediche, una alla madre Ipta, l'altra a questa dea e a Sabazio. Naturalmente tutti questi inni verranno commentati giorno per giovedì per giovedì. Kern è stato il più deciso nel sostenere che la raccolta è il libro di un'associazione dionisiaca di iniziati dell'Asia Minore che esercitava il suo culto in un luogo. Questo studioso pensa più precisamente a Pergamo, dove gli scavi, effettuati nel 1910, hanno portato alla luce un tempio di Demetra e dediche ad alcune delle divinità destinatarie degli inni. Il tempio di Demetra non gravitava solo intorno alla sfera di questa dea, il culto comprendeva elementi microasiatici e attico-eleusini che secondo Kern sarebbero presenti in alcuni degli inni. Un altare a Mise, cui è dedicato l'inno 42, è stato rinvenuto negli scavi di questo tempio. Il nome della misteriosa Melinoe, alla quale è indirizzato l'inno 71, compare su di un tavolo usato nel culto magico di Ecate. Oltre Demetra, molte altre divinità che compaiono negli inni è dedicato un altare. Vi sono dediche ad Asclepio, ad Atena Polias e Nikeforos, a Hermes, nominata al verso 25 del proemio. Ha un altare anche Concordia, un altro altare è dedicato a tutti gli dei e Kern ricorda la iniziazione a tutti gli dei. Si può aggiungere che è dedicato un altare a Notte. Qua ci sono alcune parole greche e abbiate pazienza, io non le so leggere. Ancora le iscrizioni pergamene mostrano che il canto di inni faceva parte del culto locale e a Pergamo conduce anche la menzione del Bucolos, nominato due volte nella nostra raccolta. Non è stato trovato nel Temenos il nome di Dioniso, ma il suo culto è attestato a Pergamo. È però strano non trovare nella massa di titoli attribuiti a questo dio degli inni l'epiteto, questo ve lo leggete voi, col quale egli era onorato a Pergamo nel tempio di Attalo. È molto difficile individuare il luogo d'origine della raccolta grazie agli epiteti presenti o assenti. Si può comunque ricordare che un epiteto di Dioniso presente negli inni attestato a Chio e a Tenedo, ma a Chio figurano anche, e questo lo leggete voi perché è in greco, tutti assenti nella raccolta. Va comunque tenuto presente che l'uso degli epiteti può mutare con l'epoca. Elio Aristide scrive un inno in prosa a Dioniso, che forse risente della speculazione del clero dionisiaco di Pergamo, come scrive Turcan, per il quale all'ombra del santuario Cantegemon i fedeli istituiti di stoicismo hanno composto gli inni orfici. Secondo Wilamowitz non parlano a favore di Pergamo. Il culto tebano di Perichionios, inno 47, e il fatto che Demetra sia invocata col nome la dea di Eleusi, dove vive con Dioniso. Questo studioso rileva che dei simili sono onorati negli inni e dall'associazione dionisiaca di Filadelfia. Questo è il discorso che stanno facendo gli studiosi attorno agli inni orfici. Ebbene, vediamo un attimino l'età della raccolta e la loro storicità. Non è il caso di ricordare tutte le ipotesi avanzate che oscillano fra il secondo secolo avanti Cristo e il quinto secolo dopo Cristo. Questi inni orfici dunque vengono collocati fra il secondo secolo avanti Cristo
è il V secolo d.C. Quello che io vi ho letto nella costruzione del cristianesimo, cioè la distorsione della cultura, è del IV secolo d.C. Pertanto quel periodo della distruzione della cultura era già in atto e gli gnorfici venivano utilizzati dall'ultima accademia di Atene. Secondo Petersen, un altro studioso, il carattere stoico degli inni, questo Petersen pensa che gli inni orfici siano riferibili alla scuola filosofica degli stoici. Vi ricordo che gli stoici, specialmente con Seneca, che è uno degli ultimi stoici e fa da educatore a Nerone, praticamente passano ai cristiani una grandissima parte di quello che è la loro propaganda. Cioè, molte cose che voi sapete del Dio buono, del modo di rapportarsi col mondo, del modo di comportarsi, della morale, appartiene un po' agli stoici e un po' ai neoplatonici, cioè i cristiani la rubano da queste due correnti filosofiche. Bene, secondo Peterson, il carattere stoico degli inni rende improbabile la loro origine prima della fioritura della filosofia stoica e dopo il declino di questa. Egli pensa all'opera di uno stoico vissuto al tempo in cui la Stoa aveva assorbito influssi pitagorici, primo o secondo secolo dopo Cristo. Al contrario, negli inni Grupp, un altro studioso, non ravvisa elementi tipicamente stoici, e Bernardi, un altro studioso, vi riconosce l'influenza degli ultimi neoplatonici. Ancora per Scull, un altro studioso ancora, gli inni sono non meno lontani dalla sentenziosa gravità degli stoici che dalla recondita sottigliezza dei neoplatonici, mentre per Novosadsky vi sono elementi stoici, pitagorici ed eraclitei che pertanto l'autore non avrebbe attinto direttamente da queste opere, ma da testi orfici precedenti. Forse le somiglianze degli inni con lo stoicismo sono state sopravvalutate, anche se alcune composizioni hanno qualcosa in comune con le sentenze di Secondo, altre con De Justitia di Filone, altre con l'opera di Cornuto e in generale con la teologia stoica. Keidel, un altro studioso, ricorda che tra il primo e il secondo secolo d.C. fu rinnovato il santuario di Pergamo e suggerisce che la silloge possa essersi formata in tale occasione. Anche la lingua, lo stile e la metrica indirizzano i primi secoli dell'era cristiana, verso la metà del secondo secolo d.C. Elio Aristide scrive un inno in prosa a Dioniso, la raccolta si colloca verosimilmente tra il secondo e il terzo secolo d.C., età in cui il dionisismo era particolarmente vivo nell'Asia minore occidentale e nelle isole vicine, anche se stupisce la mancanza di culto imperiale negli inni, forse non era previsto dal tipo di associazione, indirizzo di un'epoca tarda che può essere anche l'essenza di citazioni dagli inni di Giovanni Giacomo Galeno. Bene, allora, le conclusioni della studiosa è che gli inni possono essere collocati tra il secondo e il terzo secolo dopo Cristo e siamo esattamente nell'epoca storica che vi abbiamo citato in cui il cristianesimo sta per distruggere la conoscenza e la cultura di tutto il mondo, di tutto il mondo occidentale e di tutto il bacino mediterraneo. Bene, questi inni appartengono esattamente a quel periodo. E adesso andiamo a vederci, visto che il tempo è ancora tardo, qual è la situazione del paganesimo e qual è la situazione dell'accademia in cui quegli inni appartengono, cioè quegli inni agiscono in un periodo e un progetto storico proprio
delle antiche religioni antiche. Lo stregone antico ci ha lasciato dei frammenti affinché noi oggi, costruendo la vita, possiamo usare quei frammenti per farci forte e per costruire il futuro. Prendiamo un attimino dalla prefazione di Proclo, i manuali, i testi magico-teurgici di Arrusconi, ma parliamo della prefazione. E la prefazione inizia con, quella che vi leggerò di prefazione, inizia con un gigante immenso, enorme, di cui ancora non si sa assolutamente niente rispetto a ciò che è. Si sa che è un gigante della filosofia, ma ancora si sa pochissimo di lui, ed è Giamblico. Giamblico è anche lui un rettore dell'Accademia di Atene, è anche lui uno dei giganti del neoplatonismo, però Giamblico porta una rivoluzione nell'Accademia di Atene. E attenzione, Giamblico è in effetti il primo scolastico, filosofia scolastica, dopo verrà ripresa dai cristiani, cioè il primo pensatore che ha strutturato la ricerca filosofica sulla base di principi e istanze religiose e ha cercato di fondare e giustificare filosoficamente queste. Egli, inoltre, per perseguire la salvezza dell'uomo e la sua unificazione con l'assoluto, ha puntato non sulla contemplazione proposta da Plotino, bensì sull'arte magico-teurgica, operando quel grande lancio degli oracoli caldaici come testo sacro di base. Orbene, poiché Proclo risulterebbe del tutto incomprensibile dal punto di vista storico se non si capisse il senso di questa svolta che il neoplatonismo ebbe con Giamblico, dobbiamo qui riassumere i tratti essenziali di questo pensatore. La nuova direzione che Giamblico aveva impresso al neoplatonismo era stata ben individuata già dagli antichi. Olimpio d'Oro, ad esempio, contrappone espressamente la posizione di Plotino e Porfirio a quella di Giamblico e Proclo, scrivendo testualmente: alcuni pongono al primo posto la filosofia, come Porfirio e Plotino, molti altri filosofi invece pongono al primo posto l'arte ieratica, l'arte magico-teurgica, come Giamblico e Proclo. Gli antichi avevano inoltre molto apprezzato questa direzione e avevano qualificato Giamblico come il divino, lodandolo ed esaltandolo senza riserve. In effetti, se lo si considera dal punto di vista della situazione storica nella quale si mosse, Giamblico risulta effettivamente un pensatore che ha una sua importanza in quanto seppe farsi interprete dei problemi dei pagani colti del suo tempo e seppe additare alcune soluzioni che furono giudicate assai feconde e che Proclo ha cercato di portare fino in fondo. Le novità che il nostro filosofo ha cercato di introdurre, almeno quelle che ci sono utili in questa sede ai fini di un'adeguata comprensione di Proclo, sono le seguenti. A. Non bastava più a limitarsi a criticare i cristiani al fine di cercare di salvare il paganesimo. Occorreva rilanciare questo positivamente e proprio in quella particolare configurazione sincretica greco-orientale che aveva assunto, fornendogli una precisa base teorica. Era necessario, insomma, rifondare a livello concettuale e filosofico il politeismo dell'ultima grecità. E appunto nella ontologia neoplatonica, opportunamente ripensata soprattutto in funzione degli stimoli degli oracoli caldaici, il nostro filosofo trovò la fondazione teoretica del politeismo. È da rilevare che in questa riforma Giamblico riuscì agevolmente, dato che la moltiplicazione delle ipostasi metafisiche e la moltiplicazione degli dei hanno la medesima radice, in quanto nascono in ultima analisi da un analogo orientamento dello spirito. Secondo, B. L'ultimo paganesimo non poteva però accontentarsi di questa rifondazione metafisica del politeismo, pervaso com'era da ansie soteriologiche
e assetato com'era di riti e di pratiche magiche e teurgiche che fossero capaci di placare e di propiziare gli dèi. Il puro Logos, considerato in quanto tale, era ormai giudicato insufficiente a garantire il raggiungimento del fine ultimo, senza l'ausilio di forze metarazionali, che Giamblico credette di poter trovare appunto nelle pratiche magico-teurgiche. Secondo Giamblico, la teurgia è un'attività al di sopra dell'intelletto e della ragione dell'uomo e quindi al di sopra delle facoltà razionali. Infatti, a suo giudizio, nella teurgia non è l'attività dell'uomo che sale agli dèi e li raggiunge, giacché in tal caso verrebbe compromessa l'impassibilità degli dèi medesimi. Si tratta invece della stessa potenza divina che scende agli uomini, o meglio che libera gli uomini dai vincoli in questo mondo e li riporta agli dèi. E questo è il concetto fondamentale che sta alla base degli inni orfici. Certo, Giamblico parla di oracoli caldaici perché deve costruire il percorso degli uomini agli dèi. Gli inni orfici portano gli dèi agli uomini. Le due cose chiudono un cerchio e si completano. È evidente che la teurgia è negli atti simboli indicibili dell'arte teurgica che la ragione umana non comprende, ma che gli dèi perfettamente comprendono. Il pagano cercava ciò che ormai era risultato chiaro, la ragione da sola non poteva dare, e che i cristiani indicavano nella grazia dei sacramenti, ma su ben diversi fondamenti e con ben diverse garanzie. Un ultimo punto assai importante per capire il background su cui si fonda la filosofia di Proclo resta ancora da chiarire, vale a dire il problema della rinascita dell'Accademia Platonica in Atene dopo 4 secoli e mezzo di silenzio. Infatti, sembrava che solo verso la fine del 4° secolo e l'inizio del 5° d.C. sia rinata in Atene una scuola platonica sistematicamente organizzata, con risorse e con fondi propri e con una regolare successione di caposcuola che continuò per oltre un secolo, ossia fino al 529, anno in cui l'imperatore Giustiniano proibì ai pagani l'insegnamento pubblico. E qui si chiude il cerchio col primo pezzo che vi ho letto. Con la proibizione dell'insegnamento pubblico cala sugli esseri umani il velo nero del cristianesimo. Il velo nero dell'ignoranza e della stupidità del cristianesimo, quel velo nero che porta oggi a processare i cattolici per stupro di bambini, è calato definitivamente nel 529. Bene, da là prende il via la nostra analisi degli inni orfici. E degli inni orfici vi ricordo che sono una calata degli dèi verso gli uomini, anche se gli inni orfici sono delle suppliche, chiamiamole così, attraverso i quali gli uomini chiamano gli dèi. Ve ne leggerò uno, vediamo un po'. Vi leggerò uno abbastanza strano, ed è il profumo alla madre Antaia. Madre Antaia non è altro che Demetra, oh no, no, vi leggo il profumo di Mise, che ve l'ho citato prima. Invoco Dioniso, legislatore, portatore del Tirso, seme degno di molto ricordo, Eubuleo, dei molti nomi, santa e sacra Mise, sovrana indicibile, maschio e femmina, dalla doppia natura, Iacco, Lisio, sia che ti rallegri nel tempio profumato di Leusi, sia che infrigia celebri misteri con la madre, o che a Cipro ti rallegri con Citerea della bella corona, o che esulti nei santi campi che producono frumento, con tua madre l'augusta dea Iside, vestita di nero, presso la corrente d'Egitto con le ancelle nutrici, vieni benevola ai nobili cimenti dell'iniziazione. Bene, tutti questi pezzi, uno più lungo e un altro più breve, non ha importanza,
io ve li commenterò dal prossimo giovedì. Se qualcuno ha fretta di leggersi i commenti, vi ricordo che una buona parte è su internet, sui nostri siti. Cercateli e vedrete che li trovate. Bene, io chiudo qui la trasmissione. So benissimo che non ho attaccato i telefoni, ma non me ne frega niente, tutto sommato. Tanto gli amici sanno dove sono e sanno come comunicare con me. E se non comunicano ora, comunicheranno la prossima volta. Vi ringrazio per l'ascolto. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'anticristo. Vi ricordo che noi stiamo ricostruendo il paganesimo politeista. E dal prossimo giovedì commenterò uno alla volta gli inni orfici. Sono inni brevi, i commenti sono brevi e c'è spazio per tutta la rassegna stampa. Ciao ancora e a risentirsi per giovedì prossimo. Domani la cena del musso alle ore 20, via Montello 66, Marostica, Vicenza. Ciao ragazzi!